Si è svolto nel Castello di Agropoli, organizzato dall'associazione Borderline Danza, lo spettacolo MOVE, incontro tra culture attraverso i linguaggi delle arti contemporanee, diretti dal coreografo e ballerino Claudio Malangone. L'esperienza in Asia è stata davvero molto interessante e si è articolata tra Giappone e Vietnam negli ultimi appunto 3 anni e è stato molto interessante per la compagnia e per me come coreografo confrontarmi con una realtà completamente diversa dalla nostra, sia da un punto di vista culturale ma anche rispetto proprio all'arte tersicorea. E portiamo qui un estratto del progetto prevalentemente come videodanza e sarà ospite della serata uno dei danzatori che ha partecipato appunto al progetto in Vietnam. Premiato inoltre Ugo Petillo, ingegnere informatico che da diversi anni lavora in Italia e all'estero su progetti di danza contemporanea, e Antonello Apicella, premiato come coreografo emergente. Lavorare con i ragazzi è sempre stata una delle mie più grandi passioni, perché io faccio l'insegnante oramai da un periodo abbastanza lungo, anche considerando il fatto che sono abbastanza giovane. E devo dire una cosa che mi ha sempre riempito il cuore di gioia, quindi sono veramente orgoglioso anche dei ragazzi che ho scelto di portare stasera. E il progetto nasce da un'idea, a dire la verità nasce da delle semplici chiacchiere con una mia amica, e entrambi eravamo nella stessa situazione tra virgolette sentimentale e abbiamo deciso di mettere in scena quello che le persone solitamente non dicono ma che portano dentro di loro dopo la rottura di una storia. Quindi diciamo il percorso è originale, il percorso originale nasce da questo livido che tutte le persone, penso, nella loro vita prima o poi sperimentino sulla loro anima. A chiudere l'evento ed il percorso di incontro tra culture, la performance del danzatore e coreografo vietnamita Cai Ngoc Vu con il suo solo. That is beautiful to work with Italian choreographer, that is especially like Claudio Malangone. È incredibile lavorare con coreografi italiani, nello specifico con Claudio Malangone, perché lui sa esattamente quello che vuole. Ha uno sguardo particolare e ti sa dare le indicazioni che ti aiutano poi a crescere e a sviluppare la tua parte coreografica come danzatore. I get like better and better in a way, like growing up as a dancer. E lui dice che tornare in Italia per me è tornare a casa ed è magnifico. Quello che presento stasera è una piccola parte, 7 minuti di un solo che invece è più lungo, 45 minuti, che presenterò, avrà la prima in Lussemburgo a dicembre. Il titolo è Non, che in vietnamita rappresenta il nome del tipico cappello delle risaie, ed è quindi un elemento forte dell'identità, ma nello stesso tempo reinterpreta quella che è la danza contemporanea. Per me è un vero onore e un piacere avere la possibilità di presentarlo in anteprima qui ad Agropoli.